giorni di duro lavoro per i giornalisti sportivi. Sta a loro insinuarsi nel retroscena delle trattative e dalle news dei tifosi. Ed è qui che viene fuori il cacciatore di notizie e si mette da parte l'opinione. E pensare che la sessione dall'11 al 13 luglio non è neanche la più impegnativa. A giugno c'era la scadenza delle comproprietà, a fine agosto finisce il mercato, invece questi sono proprio tre giorni dedicati al mercato dove anche così gli addetti ai lavori sono un po' più liberi. Regola base del bravo giornalista è saper coccolare gli addetti ai lavori non solo nei mesi estivi ma anche durante la stagione. Perché se pensi che devi, tra virgolette, sfruttare il rapporto giugno, luglio ed agosto e poi per novembre, dicembre, febbraio, marzo non li senti minimamente, allora la notizia neanche la becchi. Se invece si crea quel rapporto, tra virgolette, di amicizia, di rispetto reciproco, lavorativo, allora lo mantieni per tutto l'anno e in estate fai la differenza. Trovata poi la notizia, comincia il difficile. Il vero giornalista è quello che sa valutare e poi proporre. Perché una semplice richiesta di un calciatore non vuol dire che poi l'affare vada in porto, quindi anche quando si racconta, se due società parlano di un calciatore... Dall'approccio alla realizzazione finale dell'affare ce ne passa. Tutti fanno parte del gioco delle parti, anche i presidenti che si lamentano dei giornalisti. Ognuno fa i suoi interessi, le televisioni servono chiaramente al calcio, come il calcio serve alle televisioni come spettacolo. E tra TV e carta, a volte a sputtarla nella guerra allo scudo, c'è il web. I procuratori parlano tranquillamente con noi, così come i dirigenti, i presidenti, e non abbiamo problemi sotto questo punto di vista, anzi spesso sono loro che ci forniscono notizie. Penna e taccuino non bastano più per raccontare il mondo. Open data, mappe virtuali e visualizzazioni grafiche sono i nuovi strumenti con cui il giornalista deve misurarsi per produrre un'informazione di qualità e sfruttare al massimo le potenzialità della rete. Mettere insieme giornalisti e sviluppatori, scribacchini e smanettoni è l'obiettivo di Axe Hackers, un movimento internazionale sbarcato a Milano grazie ai giornalisti Eleonora Bianchini e Guido Romeo, che hanno scelto come base Cascina Cuccagna. Ma cosa significa Open Data? Lo abbiamo chiesto a Daniele Crespi di Lombardia Informatica. Allora, Open Data significa rendere pubbliche le informazioni che sono in possesso delle amministrazioni pubbliche, in un formato che sia digeribile, utilizzabile da un computer, da un programma e con la licenza di poterne fare pressoché qualunque uso. Un esempio concreto è quello di OpenStreetMap, che ha dimostrato la sua utilità in situazioni di crisi, come il caso del terremoto in Emilia. Dopo un terremoto avviene magari un'interruzione di una strada e non c'è modo, con le cartine normalmente disponibili tramite Garmin, Google o altri provider, di avere un'informazione aggiornata. Il modo con cui noi l'abbiamo utilizzato è stato quello di caricare le informazioni nel momento in cui avvenivano. Altro esempio di utilizzo degli open data è il Giro della Nera, una mappa che raccoglie gli eventi criminali di Milano con uno scopo sia informativo che civico. E siamo qui in via Savona davanti al cinema più piccolo del mondo e la sala è l'abitacolo di questa Alfa Romeo Berlina 2000 del 1974, dove, pensate un po', si proiettano esclusivamente cortometraggi di giovani autori italiani. E l'idea nasce da Francesco Azzini, fiorentino, 38 anni, professione tecnico del suono, ma autore di cortometraggi per passione. L'idea è nata nel 2006, ero al volante di questa macchina e stavo andando all'ennesimo concorso di cortometraggi. Come Nanni Moretti affittò la sala, una sala di cinema, io me la creo perché non ho i soldi per affittarla e quindi ho inventato il cinema in macchina praticamente. Siamo stati da Potenza, Torino, Roma un sacco di volte, Firenze dove è nata chiaramente l'idea, Milano, sono gli spettatori stessi che scelgono di vedere il corto. Quest'anno c'è anche la possibilità di sceglierlo tramite il destino, c'è un'ampolla, ci sono tutti i corti in versione cartacea, quindi uno mette la mano, estrae il corto e lo vede, se no diciamo io sarei... Fin dall'inizio del progetto sarei il maître à penser del cortometraggio. Ma vediamo più da vicino di che cosa si tratta. Il titolo di questo corto è Firenze, dall'immobilismo all'immobiliarismo. Vediamolo insieme.